La bozza dello statuto dell'Abruzzo Film Commission sarà presumibilmente approvata entro la prossima settimana, avviando concretamente l'iter burocratico che porterà alla nascita della Fondazione Regionale per la Cinematografia. Sbaragliando la concorrenza delle altre città che si erano candidate a ospitarla, Palazzo Dragonetti all'Aquila sarà la sede principale, oltre che naturale, come ribadito più volte dal governatore Marsilio, dell'Abruzzo Film Commission, ma resta aperta la possibilità di istituire succursali periferiche della nascente Fondazione Regionale. E a Pescara il Media Museum già si candida a diventare sede operativa e di supporto, come ribadisce Carla Tiboni, presidente dei Premi Internazionali Flaiano. Il Media Museum Premi Flaiano si candidano a diventare quella sede operativa, considerato che la sede sarà all'Aquila, quella sede operativa di cui si presume che la Film Commission avrà bisogno, perché il territorio abruzzese morfologicamente si presta anche ad avere la necessità di altre sedi operative. Media Museum lo ha già dimostrato con il casting dell'Arminuta, ha tutti i requisiti per poter diventare un centro di cinema, già lo è, ma diciamo un centro che possa aiutare la Film Commission nell'attività che dovrà essere svolta. Sicuramente i Premi Internazionali Flaiano, con i contatti che hanno, con l'esperienza che ormai hanno acquisito sul campo, mettono a disposizione il Media Museum, che sarà oggetto di ristrutturazione e di riqualificazione anche urbana della piazza, e quindi crediamo che questa proposta possa essere positiva e di supporto per il lavoro tecnico e professionale che dovrà essere svolto. Film Commission Abruzzo adesso dovrà correre per colmare la concorrenza con le altre film commission italiane che sono più avanti nel lavoro, ma ripeto, ci sono tutti i requisiti per potersi allineare alla produzione dei film, e noi forniamo questa disponibilità per poter aiutare la Film Commission a volare. Ovviamente, come è nella politica dei Premi Internazionali Flaiano, il luogo è gratuito. Palazzo Dragonetti come sede principale è una scelta che condivide? Ma io credo che sia un po' nell'ordine delle cose. L'Aquila è il capoluogo di regione e la sede legale della Film Commission deve essere all'Aquila, così come la Film Commission piemontese ha sede a Torino e via dicendo. Però ripeto, ci sono i margini e gli spazi per creare delle sedi operative negli altri capoluoghi abruzzesi. È naturale che magari dovendo girare un film a Pescara o al mare, una sede operativa Film Commission dislocata vicino al mare potrebbe essere utile.